News dall'Argentario, con il contributo di Golf Hotel si ritroveranno stasera quello che è il futuro dell'Argentario, con un progetto bellissimo che naturalmente comprende Orbetello ed altre situazioni bellissime, location bellissime dell'Argentario. Siamo in uno dei luoghi più belli dell'Argentario, il golf. Si parla di un altro dei grandi progetti vostri, quello delle piccole navi da crociera, un progetto che sta andando avanti. Sì, voglio puntualizzare, il progetto navi da crociera va avanti da sempre, dalla notte dei tempi. È difficile dire chi ha inventato le navi da crociera. Ultimamente, in quest'ultimo anno, noi ci abbiamo creduto di più, perché credere in un progetto vuol dire investirci. Un conto è fare delle parole oppure dire che le navi da crociera potrebbero, eccetera, un conto è investire dei soldi, e noi l'abbiamo fatto. Da un anno a questa parte siamo andati anche in giro per il mondo a far capire che l'Argentario, sia Santo Stefano che Porto Ercole, sono porti che possono ricevere navi da crociera. E ovviamente stiamo parlando di navi piccole, ma le navi piccole sono quelle che portano i passeggeri più abbienti.
cioè chi viene, chi va in quelle crociere, gente che magari spende 5.000 euro la settimana, 7.000 la settimana, un gruppo di persone mediamente stranieri anche, cioè non è non sono le navi da crociera della Costa Concordia, per capire, sono tutt'altro tipo di crociere, molto esigenti, insomma, persone benestanti. Quindi qual è il progetto di questa sera? Il progetto di questa sera, noi abbiamo invitato degli operatori turistici che lavorano in questo campo e non vogliamo fare nessun convegno come abbiamo fatto negli anni precedenti, dove c'era questo convegno dove venivano, dico io, tanti chiacchieratori, no? Ma poco pratici. È inutile invitare qui i sottosegretari, i generali, gli ammiragli, tanto poi alla fine questa gente viene, diciamo così, pranza, se ne va ed è pari. Abbiamo invitato gente che è più del mestiere, che viene per poi fare qualcosa dopo. Ecco la riunione di questa sera, non è una riunione, è un incontro, è uno stare insieme, è un programmare la visita di domani e dopodomani che faremo sul nostro territorio, che è quello che noi vogliamo propagandare, perché veramente l'Argentario è bello, ha dei vantaggi, per esempio quello che una nave che arriva qui, che può andare a Port Hercules, a Santo Stefano, in qualunque condizione di mare, perché uno è esposto a nord e l'altro a sud, e quindi anche se uno scalo è previsto per Porto Hercules, all'ultimo momento può sempre dirottare su Santo Stefano e viceversa, e questo ci permette una grossa flessibilità. Abbiamo dei porti con i quali abbiamo incrementato la security, e questo lo stesso dà ampie garanzie a chi viene da noi. Quindi, insomma, ripeto, ci stiamo lavorando. Se riuscisse nel proprio intento, porterebbe anche beneficio per i commercianti delle due zone. Ma senz'altro, perché poi dopo il nostro auspicio è che il crocierista che viene qua per poche ore, perché poi alla fine arriva la mattina e torna la sera, quindi ha poche ore di tempo per ammirare le nostre bellezze, ma che però una volta che è venuto possa poi ritornare motu proprio, senza crociera magari, per venire specificamente all'Argentario. Anche questo è una forma di investimento che guarda al futuro. Noi non stiamo pensando alla crociera come ritorno immediato, questo lo dico anche ai miei commercianti, non ve lo immaginate come qualcosa che vendete quest'anno in più, non so, una bistecca piuttosto che un vestito. Pensate a un discorso più ampio, anche perché se la cosa piace saranno questi operatori che invece di far venire 10 navi al giorno ne fanno venire 100. Bisogna raggiungere un numero per cui poi magari i commercianti stessi investono, perché sanno che c'è una navi a crociera. Noi offriamo diverse cose, no? Poi sta appunto anche agli operatori riuscire a trasmettere questo tipo di interesse, no? E far sì che la gente venga invogliata a scegliere come meta anche l'Argentario. Poi le compagnie lavorano di conseguenza in funzione delle volontà espresse, ecco che ci si ferma in un posto piuttosto che un altro. L'Argentario deve far vedere che c'è quell'appeal tale per cui vale la pena veramente passare qui una giornata. Avete cointeressato anche la Proloco e altre associazioni che possono praticamente fruire i benefici di questa operazione? Non solo le Proloco, ma anche i CNN, i centri naturali commerciali, i centri commerciali naturali, ne abbiamo due a Santo Stefano, uno a Port Hercules, un'associazione lo stesso che raggruppa molti commercianti. Poi abbiamo cercato di estrarre il discorso, di spostarsi anche nei comuni limitrofi, non soltanto Argentario, ma anche Capalbio, Magliano, Orbetello, addirittura Siena. Noi ci configuriamo e ci chiamiamo il porto di Siena, perché Siena è un posto conosciuto nel mondo per tanti altri motivi. Quindi, ma il punto più vicino dal mare per andare a Siena è appunto l'Argentario. Quindi se qualcuno con la barca volesse andare a Siena, ecco che si ferma da noi e poi da qui prende il pullman e va a Siena. Quindi cercando di fare questa sinergia con gli altri comuni, con tutto il resto del territorio, perché veramente non dobbiamo stare lì al campanilismo del mio negozietto o della mia cosa. Dobbiamo capire che più si allarga il giro, più poi il ritorno ci può essere magari qualche tempo dopo. Il nostro comune vive di turismo, quindi ecco, noi se l'unica, diciamo, nostra risorsa è quello, è il turismo, e sul turismo noi dobbiamo investire facendo in modo che il turista ci sia a Orbetello durante tutto l'anno. Certamente non è una cosa facile, però ecco, ci stiamo provando, utilizzando le risorse economiche del comune per dare in qualche modo delle attrazioni importanti che possano spingere il turista a venire da noi. Tra l'altro c'è da dire che il corso di Orbetello durante l'estate
È l'unico punto commerciale importante di tutta l'Argentario. Il Corso di Orbetello chiaramente è il punto focale, d'estate si riempie, ad agosto c'è tantissima gente, però ecco, il nostro obiettivo è quello di riempirlo anche fuori dal periodo estivo e anche in altri periodi, insomma, i cosiddetti periodi morti. Chiaramente il nostro paese è un bellissimo paese, è turisticamente molto affascinante e quindi d'estate, soprattutto d'agosto, veniamo presi d'assalto dai turisti, questo ci fa piacere, però ecco, vorremmo estendere questa invasione anche in altri mesi dell'anno. È proprio in questa ottica che questa sera si parla di mini crociere. Questa è una cosa importantissima perché è uno strumento per portare durante periodi dell'anno particolari il turista, quindi è un'iniziativa che parte appunto dal comune di Monte Argentario e che noi vediamo sicuramente di buon occhio e anzi siamo particolarmente favorevoli perché di riflesso può aiutare anche noi, può aiutare anche il nostro turismo e la nostra economia, quindi ben vengano queste iniziative e siamo molto soddisfatti, ecco, che il Comune Monte Argentario abbia volto il suo sguardo verso queste iniziative perché poi il ritorno è per tutti. Adesso siamo qui per questo meeting dove sono stati invitati gli operatori turistici per navi da crociera, per approdi sia a Porto Ercole che a Porto Santo Stefano e noi come Proloco siamo a disposizione dell'amministrazione e di Porto Argentario che poi è l'organizzatore di tutti questi arrivi per la ricezione degli ospiti in modo tale da fare sì che questi sbarchi aumentino nel tempo e quindi aumentare un po' anche quello che è il lavoro per le nostre categorie dei commercianti e di tutti quelli che operano nel settore del turismo. Il nostro impegno è sempre quello di promuovere il territorio e meglio di così non si può perché questa sarebbe proprio un'opportunità da prendere al volo e da portare avanti perché questa stagione si allunghi magari fino al settembre, ottobre e quindi i nostri operatori economici possano trarne dei vantaggi. Protagonista appunto è il territorio, quindi parliamo di territorio dal punto di vista turistico, quindi sono coinvolti tutti i personaggi che lavorano intorno a questo. Poi da noi il discorso del territorio è legato strettamente anche al clima, perché da noi diciamo è primavera quasi tutto l'anno, ora a parte qualche settimana che di freddo, di gelo, ma insomma per fortuna viviamo in un paradiso, ecco tutto qui. Diciamo che può essere una proiezione importante verso il futuro, questa delle mini crociere. È una grande opportunità che il Comune di Grosseto vuole appunto avvicinarsi a questo progetto che parte dal Comune di Monte Argentario e che in qualche modo deve vedere coinvolto un po' tutto il territorio della nostra provincia. Quindi la nostra volontà è quella appunto di fare un percorso comune, un percorso insieme, è un'opportunità in più oggi per avvicinare i turisti e per fargli conoscere le tante bellezze che abbiamo e che sono distribuite in una realtà importante qual è la Maremma. Quindi Grosseto si mette a disposizione in questo caso di Monte Argentario per essere uno dei punti di sbarco da un punto di vista proprio di visite e di attrazione per i turisti che verranno. Per noi è una grande gioia far questo perché siamo consapevoli di avere tanto da offrire e questa è un'occasione in più per poterlo fare. La Maremma ha tanto da offrire, noi abbiamo dei posti favolosi.
abbiamo una ristorazione eccellente, dei prodotti tipici meravigliosi. Noi non abbiamo souvenir come la statuetta di Pisa o il Colosseo, noi ai nostri turisti diamo il vino, l'olio, il formaggio, diamo quelli che sono i prodotti del nostro territorio, e questo è quello che dobbiamo fare, e lo dobbiamo fare attraverso una rete di servizi quale quella appunto che può essere come aggiunta di valore delle crociere, che danno forza a tutte queste iniziative. Secondo noi, quindi, andare in questa direzione è la direzione giusta per sviluppare il turismo nel nostro territorio. Oggi c'è bisogno di dare fiato anche al commercio. C'è bisogno di fare rete, c'è bisogno di stare insieme, lo dobbiamo fare come enti locali, lo dobbiamo fare come territorio, quindi come coloro che nel territorio vivono, producono e si impegnano per la crescita del territorio stesso. In questo caso qui si parla di un tratto di mare importante, dove c'è l'Argentario, Castiglione della Pescaia, altre location importanti. Mi sembra che tutti insieme vogliate raggiungere un obiettivo. Lo dice il proverbio, l'unione fa la forza, e appunto insieme agli altri comuni della costa già abbiamo iniziato con altri progetti, per esempio nel progetto Costa delle Vele, è un progetto che vede coinvolti tutti i comuni nella costa della provincia di Grosseto per sviluppare un turismo legato al mare. Ecco, il progetto che stanno portando avanti ora all'Argentario e che vede coinvolte in parte anche altri comuni come il nostro, credo che sia molto importante per sviluppare il turismo marittimo. Anche a Castiglione abbiamo due porti, un turismo insomma che ci dà delle presenze quantitativamente importanti, quindi vogliamo aumentare questa potenzialità, e lo possiamo fare soltanto se lavoriamo in sinergia con gli altri comuni della costa. Il fatto di avere progetti pur essendo in un momento di difficoltà, eccetera, aiuta anche a muoversi verso il futuro. Certo, insomma, nei momenti di crisi bisogna ottimizzare le risorse, bisogna tirarsi sulle maniche, è quello che stiamo facendo, e ottimizzare le risorse significa proprio, appunto, come si diceva prima, lavorare in sinergia e pensare al futuro. Stiamo pensando infatti a un turismo non legato solo al mare, a un turismo che guardi anche all'entroterra, un turismo che non sia solo un turismo che copre i mesi estivi ma anche i mesi di bassa stagione, quindi ampliare e fare del turismo la vera industria del nostro territorio. Questa naturalmente è la caratteristica non solo di Castiglione, credo, ma anche di comuni come appunto Montargentario, come Orbetello, Meccapalbio, tutti i comuni che sono caratterizzati dal mare e dalle bellezze che la Maremma e il nostro territorio può offrire. Ognuna di queste buche di questo golf club rappresenta una vista meravigliosa su quello che è l'Argentario, vero? Questo è l'Argentario, questo, il golf club è il sunto di quello che noi vogliamo e cerchiamo attraverso questi eventi, attraverso le nostre operatività, di presentare ai turisti abituali ogni volta, ma anche a quelli nuovi, quelli che dovranno arrivare. Hai detto bene te, ogni buca rappresenta una vista, una visuale diversa, con colori, luci e panorami che si intrecciano fra loro. Questo è il mix vincente per poter presentarci al nuovo mercato, al turismo 2.0, qualcuno lo chiama. Io lo chiamo semplicemente il turismo evoluto di un'Italia che sicuramente qualche difficoltà ce l'ha, ma che comunque riesce sempre a esprimere il meglio da questo punto di vista. Noi, come sempre in tutte le cose, da quelle più piccole a quelle più grandi, ci mettiamo la faccia. Io per primo, ma grazie voglio dire comunque al sindaco, al vice sindaco
e a tutta la Giunta e al Consiglio Comunale che sostiene il progetto. Come sempre ho cercato di essere operativo mettendoci la faccia, perché le allarmiamoci e partite non è mai andato di moda, figuriamoci se lo va adesso. Certo, metterci la faccia non è semplice, perché metterci la faccia vuol dire prendersi impegni, partire nelle difficoltà del forse non ci riescono, ma no, ma vediamo, aspettiamo, eccetera, e poi evolvere verso questi tipi di progetti e questi tipi di soluzioni e di successi, cioè incrociare quelle che sono le nostre peculiarità con le esigenze. E come si fa? Invitiamo le compagnie di crociera, quelle ovviamente che sono alla nostra portata, e li abbiniamo anche, li mettiamo a fianco anche i tour operator, cioè chi è che poi in definitiva lo vende il prodotto. Io dico sempre, e chiudo sempre con questa battuta, chi mostra vende, chi vede compra. Noi stiamo mostrando qualcosa a qualcuno che sicuramente comprerà, e questa è la nostra formula. Noi il nostro progetto l'abbiamo chiamato Porto Argentario, diciamo così, per i porti della Maremma e di Siena, Porto della Maremma e di Siena. Questo perché? Perché ovviamente parlando di Siena col turismo, per il turismo la gente è molto attratta. Roma, Civitavecchia, che è uno dei più grandi scali terminal del mondo, sicuramente uno fra i primi d'Europa, si chiama Civitavecchia Porto di Roma, perché è ovvio che Roma, essendo vicino, noi Roma è un pochino più lontana, e poi è servita ovviamente da Civitavecchia. Livorno si appoggia su Firenze, noi abbiamo ben visto di curarci Siena, e poi in tutti i rapporti adesso starà nascendo anche un'altra situazione culturale che poi svilupperemo più avanti con Siena, perché Siena ai tempi storici era comunque il porto diciamo dello Stato dei Presidi, era diciamo lo Stato Famiglia Chigi, mi sembra. Lo Stato dei Presidi erano il porto di Siena, ecco, questa è la cosa corretta. Quindi sì, continuano i nostri rapporti e continuerà. Qui ci sono tantissimi progetti e lei li segue singolarmente, e poi ci spieghi come fa in un momento di grandi protagonismi a rimanere sempre dietro, un passo indietro. Ma sì, questo è il segreto secondo me del crederci nelle cose e di farle col cuore. Cioè la politica ormai, una volta la politica era viadotto di, oggi la politica sono solo problemi, guai e noie, va bene? Queste cose non si fanno né per denaro e né per notorietà, queste cose si fanno perché uno ci crede col cuore e mette a disposizione tempo che leva, che toglie ovviamente al lavoro, alla vita privata, alla famiglia. Come faccio? Questa domanda l'abbia fatta a mia moglie, che anche lei, insomma, venendo da un altro paese lontano, notoriamente è un paese dove il karma, la calma, diciamo, la fa da padrona, e dico che lei ha molta calma e molta pazienza con me, e di questo la ringrazio. News dall'Argentario, con il contributo di